Incendio del Pirosca Fermione, edizione straordinaria, con tutti i particolari. La grande catastrofe dell'Ermione, edizione speciale, l'incendio del Pirosca. 400 cadaveri a bordo, il mistero sulla catastrofe, vedete tutti i particolari, è uscita adesso l'edizione straordinaria. Penso con orrore alla morte tremenda di quei passeggeri, poveretti. Non fu colpa vostra? Ma il piroscafo era mio. La liquidazione dell'avaria è già pronta, signor Vermont. Dovete solo quitanzarne la polizza con la firma di un teste. Desiderate? Volete firmare come mio teste? L'avvocato Marty, nostro legale. Marty, il signor Reynolds della società di assicurazione marittima. Molto lieto. Piacere. Ecco l'assegno, signor Vermont. Se vi occorresse ancora qualcosa, telefonatemi. Grazie. Buongiorno, signore. Desiderate altro? Avete fatto quella modifica? Ah, sì. L'ho qui con me. Con la nuova clausola. L'unica erede sarà vostra figlia Silvia. Una preoccupazione di meno. Voi direte che mi mischio un po' troppo nei vostri affari, ma è qualche tempo che vi vedo strano. Anche questo testamento. Vi meraviglia? Non è cosa che fanno tutti. Certo. Ma non vorrei che foste stanco di lottare. Tranquillizzatevi, per quale motivo dovrei suicidarmi? Dopo il recente disastro, credevo foste avvilito e allora... Farei una sciocchezza senza risolver nulla. Oh, no, no, no. Eh già, questo è vero. Adesso ritengo vogliate fare un sopralluogo. Non ancora. Perché no? Non ricordate la partita d'oro in Verghe? Già, ecco per me un altro grattacapo. Io vi sconsigliai di accettare quel carico. Lo so. Ma chi poteva prevedere la catastrofe? Presentatevi domani stesso alla commissione d'inchiesta e chiarite ogni cosa. Ma siete impazzito? No, è l'unica soluzione. Ma sarebbe come ammettere un mio sabotaggio alla mia stessa nave. Ad ogni modo presentatevi. Come a suo tempo vi sconsigliai il carico, così oggi vi consiglio questo passo. Non perdete altro tempo. Ci andrò. Speriamo che non sia una mossa sbagliata. Vi accompagnerò io. Allora domattina, signor Vermont, passerò a prendervi a casa. Oh, come va, signor Fleming? Bene, grazie, signor Marty. E Dick? Sta benone. E voi? Non c'è male. Potrei vedere, signor Vermont? Ora sento. Signor Vermont, c'è qui il signor Leo Fleming. Entri. Bene, potete entrare. Grazie. Salve, Vermont. Già, tu vieni a trovarmi ogni qualvolta mi succede un guaio. Oh, ti sbagli di grosso, sai. Sono qui ad offrirti la mia simpatia e la mia opera. Respingo la tua simpatia e non so che cosa farmene della tua opera. Ma perché non vuoi capire che una fusione delle nostre due aziende sarebbe un vantaggio per entrambi? Stammi bene a sentire. Non farei società con te nemmeno se fossi sull'orlo del fallimento. Va bene, va bene. E per i nostri ragazzi? Se tu credi di poterti insinuare nei miei affari con un matrimonio in famiglia, hai fatto male i tuoi calcoli. Ma che cosa c'entrano i nostri figli? Tu non hai mai concluso nulla nella vita, ti conosco bene, purtroppo. Fammi quindi il piacere di toglierti dalla testa ogni idea di accordo commerciale e di tenere tuo figlio lontano da mia figlia. Buongiorno, signor Dick. Oh, signorina. C'è il principale? Sì, e anzi con vostro padre. Ah, sì. Vermont. Tu sei un vecchio idiota, maligno e cocciuto. No. Oh, Dick. Ciao, papà. Cosa fai qui?
Ero venuto a offrire i miei servigi a Vermont. Già, mi immagino l'epilogo. Se sei venuto da lui per il motivo che suppongo, ti auguro una migliore accoglienza. Non ti preoccupare per me, so anche reagire. Sei qui per Silvia, vero? Sì, noi ci vogliamo bene. Se non otterrò il consenso di suo padre, ci sposeremo ugualmente e saremo felici. Ad ogni modo, il mio consenso lo avete. Ah, grazie, papà. Mi dispiace, ma non vuol vedervi. Non vuole, eh? Signor Vermo, ho qualche cosa di importante da dirvi. Un momento fa ho già messo alla porta vostro padre, uscite. Aspettate, signor Vermon. Sono qui per parlarvi di una cosa... Non mi interessa nulla. Ecco cosa da dirvi. Desidero sposare Silvia. No, è chiaro. Vi sembra? Ma si può sapere perché mi trattate così? Per vostro padre. Ah, ma non è mio padre che deve sposare Silvia. E nemmeno suo figlio. Buongiorno, signor Fleming, lieto di vederla. Come va, signor Melvin? Due copie, signorina. Bene. Mi dispiace per quel piroscafo. È stata una dura perdita. Non è tanto per la perdita della nave quanto per il numero delle vittime. Chi c'è dentro? C'è mio figlio. Le solite divergenze da fare. Provate a mettervi contro la mia volontà e presto o tardi ve ne accorgerete. Come potreste proibircelo? Io e Silvia abbiamo meditato su questo passo e ormai nulla potrà trattenerci. Ah, è così. La conversazione, a quanto pare, è abbastanza animata. Fuori di qua. Vermon è un tipo nervoso. State tranquillo, me ne vado. Fuori di qua, ho detto, uscite. Oh. Vermon! Cosa è successo? Cosa è successo? È morto. Avete avvisato la polizia? No, è successo ora. Comunque restate qui. Ciao Silvia. Oh, ciao, come va Bobby? Cosa prendi? Oh, quello che vuoi, due martini. Subito. E ora dimmi. Senti, devi dimenticare per un momento di essere giornalista. Mi occorre un gran favore da te. Due se posso. Serveresti un segreto? Un segreto? Non sarà compromettente, eh? Senti, Bobby, noi contiamo su di te. Noi? Dick e io. Ah, capisco. Vi volete sposare? Riempirò una facciata di giornale. No, al contrario, non dovrai pubblicare nulla. È stato appunto per questo che t'ho chiamata. Devi mantenere il segreto. Vi sposerete alla chetichella? Ah, ma questo è romanzesco. E quando avverrà? Dick è andato proprio ora da mio padre a chiedergli la mia mano. E anche se papà dovesse negarci il consenso, ci sposeremo lo stesso. È un rapimento? Oh, come faccio a stare zitta? Vuoi che io perda una cronaca simile? Per forza. Scusate, signorina, al telefono. Deve essere Dick. Quant'è qui? Due martini e 8:40. E la mancia è compresa? No, signorina, la mancia è a piacere del cliente. Perché non dite dispiacere? Tenete il resto. Grazie. Bobby. Silvia, che c'è? Che cos'è? Una disgrazia, mio padre. Al telefono il signor White. Al telefono il signor White. Qualche indizio importante? No, commissario. E voi altri qui? Niente. Che ne pensi? A quanto ho visto, colpo a bruciapelo. Morte istantanea. Va bene, vedremo poi se sarà il caso di ordinare l'autopsia. Ditemi, a che ora arrivò Dick Fleming? Alle 6 circa. Ne siete certo? Certissimo, questo lo ricordo bene. Lo avete visto? Sì. Gli avete parlato? Se sospettate di mio figlio, siete in errore. Voi siete il padre, vero? Sì. E avevate litigato con Vermon, ne abbiamo le prove. Veniva spesso qui in ufficio? Sì. Di dove udiste lo sparo? Ero lì fuori, stavo per andarmene. Senza aspettare vostro figlio? Non ce n'era motivo. Dov'è adesso il ragazzo? Non lo so. E io dovrei credervi, vero? Voi dite di non sapere proprio nulla. No. Che facevate qui voi e vostro figlio? Io ero venuto dal signor Vermon in seguito al disastro del suo piroscafo. E vostro figlio invece? Era qui per chiedere al signor Vermon la mano di sua figlia. Ah, ecco, l'altro rifiutò e lui lo colpì, è lampante. Breck. Dite. Trasmetti alla radio i connotati del giovanotto. Sì. Si inizino subito le ricerche. Signor Fleming, cosa c'è? Calmatevi, vostro padre... Ma che cosa è stato? Coraggio, Silvia. Fatevi coraggio. Ah, sei qui. Senti, Slim. Zitta tu. Sono la signorina Vermo, e voi? Il commissario della squadra omicidi. Squadra omicidi? Dovete essere forti. Dite, ma che succede? Dov'è mio padre? Bobby! È
Eccomi, cara. Non lasciarla. Va bene. Parla presto. Fatti coraggio, Silvia. Ma dimmi, è morta allora? Sì. Alle nostre auto, alle nostre auto e a tutte le nostre stazioni radio. Arrestare il ricercato Dick Fleming, 22 anni circa, statura alta, complessione magra, capelli biondi, vestito chiaro sportivo. Visto l'ultima volta nei pressi del palazzo Vermont, imputato di omicidio. Attenzione ad affrontarlo, può essere armato e pericoloso, nient'altro. Arriva. Siete voi Dick Fleming? Sono io. Siete in arresto per omicidio. Se tentate di fuggire sarà peggio per voi. Mettiti al volante. Va bene. Ma sì, Warren. Solo voi potete venirne a capo. Oh, fatemi questo piacere. Eh sì, ve la procurerò. D'accordo. Senti, Silvia. Oh, signor... Melvin. Potrei avere una lista dei passeggeri dell'Ermione per il mio giornale? Senz'altro. Grazie. Ah, Silvia, ora sì che posso darti una buona notizia. Worm, il famoso poliziotto cinese, ha accettato di occuparsi di questo delitto. Non avrei potuto trovare niente di meglio per scoprire il vero colpevole. Oh, brava, grazie, Bobby. Ecco a voi. Ah, grazie mille. Ti farò avere notizie, sai? Salute, Steady. C'è il commissario? Un momento, signorina Logan. Non posso farvi passare oggi. Il commissario ha dato ordini severissimi. Va bene, sapete che io non sono una ficcanaso. E chi c'è? Stanno interrogando quel Fleming del delitto Vermont. Lo hanno arrestato poco fa. Oh, vi dispiace se mi riposo un po'? Ma come devo dirvi che non sono stato io? Tutti sanno che voi e vostro padre odiavate Vermont. E voi litigaste con Vermont perché vi rifiutò sua figlia, è esatto? Secondo voi per questo lo uccisi? No, ma foste appunto voi l'ultima persona con la quale lui parlò. E poi perché non scendeste in ascensore? In ascensore? In ascensore dal secondo piano? Era più logico che mi servissi della scala, no? Ah, non l'avevo. E perché uscite sul corridoio? Il signor Vermont me ne mostrò la porta. Vostro padre vi aspettava? No. Ma perché non confessate? Io potrei aiutarvi. Non voglio aiuto, sono innocente. Siete innocente, voglio anche ammetterlo. Ma come potete provarlo? Non lo so. Dov'è ora l'arma? Non avevo nessun'arma. E questo porto d'armi ottenuto 6 mesi fa? Non nego di averlo ottenuto, ma era per una rivoltella che è rimasta sempre in casa. E di cui non mi sono mai servito da quel tempo. Dovrebbe essere ancora in casa. Naturale. Quindi. E ditemi, come spiegate allora il fatto che l'arma sia sparita? Cosa? Su, riordinate le idee e non vi ostinate in questo silenzio che vi danneggia. Voi dovreste sapere chi uccise Vermont. Vi ripeto che non ne so nulla. Non gli sparaste voi? No. Ne siete proprio sicuro? Non gli sparai, vi dico. Ma non capite che cosa abbiamo assodato? Che eravate nella stanza di Vermont quando lui venne colpito e che poi siete scomparso. Ma via, perché non fate una confessione completa? Non sono stato io. Portatelo via. Slim. Ferma, non si entra. Va bene, lasciala. Che cosa cerchi? Notizie fresche. Hai pubblicato qualcosa? No, che cosa ho da dire? Mi occorre il fatto al completo. Beh, sei fortunata, ho potuto fare luce piena sul delitto. E che aspetti per parlare? Ecco cosa devi scrivere, stenografa. Il ben noto armatore Vermont è stato trovato nel pomeriggio di oggi ucciso nel suo ufficio. Il commissario Slim della squadra omicidi, agendo con fulminio intuito, ha arrestato quale autore del delitto... l'unico figlio di Leo Fleming, nemico risaputo del povero Vermont. Di, perché non hai scritto? Ho scritto la cosa più essenziale, il fulmineo intuito del commissario Slim. Ascolta, con questa primizia il tuo giornale andrà a ruba. Signor Worm, spero di non essere importuno. Worm, come mai siete qui? L'ho chiamato io.
Sicché lo hai chiamato anche questa volta. Certo, perché il giovanotto che hai arrestato è innocente. Ascoltami bene. Mi occorrono solo alcuni ragguagli, Slim. Io spero che non vi dispiacerà. Perdete il vostro tempo. Il mio tempo val poco, posso anche perderlo. Eh sì, provatele che non arresto gli innocenti, io. Avete quella lista? Eccola. Quale lista? Avevo chiesto alla signorina una lista dei passeggeri del piroscafo incendiatosi. Mi dite che cosa c'entra l'incendio del piroscafo col fatto che il figlio di Fleming abbia ucciso Vermon? Per me ogni elemento è utile. E specialmente quelli inutili per te. Interessante. Che c'è di interessante? Quasi tutti i passeggeri sono cinesi. C'è da fare un'indagine, Slim. Quale? Dato che l'incendio fu ritenuto doloso in un primo momento, penso che i parenti di qualche vittima abbiano voluto vendicarsi sull'armatore. Ah, fatemi il piacere. Voi vorreste allora che io indagassi su tutte le 400 persone della lista? Ho paura di sì, Slim. Eppure vedrete che a qualche cosa servirà questa lista. A cosa? Avete la macchina? Sì, è di sotto. Volete un passaggio? Posso togliervi la signorina? Magari, per sempre. Quando avremo scoperto il colpevole, la squadra omicidi si chiamerà squadra dei granchi a secco. Dite, commissario. Blake, segui il signor Worm e la signorina. E avvisami se succederà qualche cosa. Siamo arrivati? No. Vi prego, aspettatemi qui pochi minuti. Aspetterà Worm. Signor Worm, è qui per affari personali, ovvero in veste professionale? Sono qui in veste professionale. Avete sentito dell'incendio dell'Ermione? Un doloroso disastro. Conoscete alle volte qualche nominativo di questa lista? Uno. Chan Ling, un membro della nostra comunità. Quando è così, permettetemi un'altra domanda. Qual era lo scopo del suo viaggio? Una missione segreta per nostro conto. E la natura della missione? Egli era latore di 1,5 milioni in verghe d'oro dall'Havana. Perché? Le condizioni del nostro paese sono tali che siamo costretti a trasportare qui i nostri fondi per metterli al sicuro. È operazione da farsi in segreto a scanso di complicazioni internazionali. E quel carico d'oro viaggiava sull'Ermione? Già. Chan Ling è tra i superstiti, quindi l'oro vi è pervenuto. No, Chan Ling è scomparso. Saprete, credo, che l'armatore dell'Ermione è morto. Qualcuno del nostro quartiere ha compiuto il delitto. E nessuno dei vostri sapeva dell'esistenza di quell'oro? No, nessuno. Ma non potrei asserirlo in modo assoluto. Già. Grazie. Avete fatto presto.
seguiamo quella macchina. Siete ferito? Di striscio, al braccio. Hanno tirato da una macchina? Sì, da una macchina. Ho visto. Inseguiamoli, presto. Non è necessario, ci pensa la polizia. E allora venite a farvi medicare. Il fuoco brucierebbe assai meno. No, andiamo, è ridicolo per una semplice scalfittura. Oh, non importa, si deve prevenire l'infezione. Capirete se doveste morire anche voi, addio indagini. Che cos'è? Oh, solo un graffio. Ora tenetelo al collo per 3 giorni. Va bene. Dunque, Warren, chi vi ha sparato? Da una macchina. L'ho chiesto a te? Insomma, chi è stato? Non lo so. Ah, ma lo scopo! Gli ho mandato dietro Break, lui ha inseguito la macchina e l'ha fatta anche ribaltare. Ma allora tu lo sai, chi è stato? E chi lo sa, dentro l'auto non c'era più nessuno. Sarà stato un fantasma. Sapete che cosa vi dico? Che la vostra presenza sta complicando le cose più di quanto non lo siano. Ve lo torno a ripetere, Worm, non mi occorrono aiuti. A te occorre sale in zucca. E smettila tu, io il mestiere, mia cara, lo conosco più d'ogni altro. Evviva la modestia. Ah. Grazie, dottore. Grazie a voi. E arrivederci. Speriamo di no. Che nessuno mi disturbi. Beh, Melvin? Cara Fleming, vi faccio gli auguri per la vostra gestione. Ah, grazie. Peccato che non siamo mai stati insieme prima d'oggi. Già, avete ragione. Tutto dovrà procedere come al solito, Melvin. Certo, sarò il vostro collaboratore. A proposito, volete mostrarmi un po' l'ultimo bilancio? Sì, subito, l'ho sul mio scrittoio. L'avevate nascosta lì, eh? Perché era sul pavimento. Vogliamo consegnarla alla polizia? La consegnerò io per salvare mio figlio, che disgraziatamente si trovò in questa stanza prima che Vermon si suicidasse. Prima? Già. Perché si suicidò, sappiatelo. Ne siete certo? Io potrei ammetterlo, tutto sta a intendersi. Quanto? Diventerò vostro socio e in più 25.000. È caro? Chi c'è dentro? Signor Fleming e il signor Melvin. D'accordo? Sì. Oh, commissario.
Salute, signor Fleming. L'ispettore Worm e il signor Leo Fleming. Fortunato. Piacere, signor Worm. Ho saputo che tenterete ad aiutare mio figlio. Chi ve l'ha detto? Un'amica della fidanzata di mio figlio. Ah, l'amica di Silvia Vernon. Decisamente il mondo è molto piccolo. Amici o nemici si finisce sempre col ritrovarsi, anche quando si desidera il contrario. A vostra disposizione. Vorrei sapere anzitutto che cosa fate in quest'ufficio. La figlia del signor Vernon me ne ha dato la direzione. Cosa che sognavate da lungo tempo, è così? Sì, ma non è un delitto realizzare un sogno. Dite la verità, voi lo odiavate. Ero un suo concorrente in affari, ma non ero suo nemico. Certamente voi vedeste per il primo dove si trovava il cadavere. E dov'era esattamente? Ecco, direi all'incirca qui. Ah. Nessun segno di violenza o di lotta? No, neanch'io ne trovai. Già, ma certe indagini è bene rifarle. Osservaste qualcosa fuori di posto? No, restai qui fino all'arrivo della polizia e nulla venne toccato. Posso confermarlo? E nessuno lasciò la stanza? No, signore. Eravate di là? Sì, signore. Udiste le loro voci? Sì, signore. Li vedeste lottare? No, la porta era chiusa. Il signor Vernon e quel Dick erano nemici? No, erano amici. Sicché quest'uomo e suo figlio gli erano amici? Sì, amici. Ma Silvia Vernon non ce ne ha mai parlato. Beh, avrà ritenuto inutile doverlo specificare, forse. Voi tentate di difenderli, ma io vi dico che quest'uomo e suo figlio odiavano il signor Vernon. Per conto mio non credo. Non fu il giovanotto a ucciderlo? Non posso dirlo. E chi fu? Ma non saprei. Credete in un suicidio? Vernon appariva depresso, infatti. Da molti anni siete impiegato qui? Sì, molti. Siete nominato nel testamento? Già, così pare. Chi ve l'ha detto? Il suo legale, il signor Marty. Come impiegato della ditta dovreste sapere se esistevano passività. Non posso dirlo. E circa la sparizione dell'arma? Non so nulla. Ecco la lista, signor Worm. Un'altra lista? Di che ti mischi, ognuno ha i suoi sistemi. Ho voluto i nomi delle persone venute ieri in ufficio. Mi interesserebbe sapere chi è questo Barlow. È del personale? Barlow era un domestico del signor Vernon. Fu licenziato un mese fa. E che vuol dire questo? Dite che fu licenziato? Sì, e ieri improvvisamente chiese di essere riassunto. A che ora? Presto, nel pomeriggio. Vogliamo andare? Vi ringrazio, signore. Ah. Avete visto che tipo scaltro, eh? Indubbiamente più scaltro di te. Era arrampicato sulla canna fumaria. Chi siete voi? Vi interessa? Era l'autista del signor Vermo. Che facevate sulla canna fumaria? Prendevo un po' d'aria. Soffrite d'asma, eh? No, ma in alto c'è un po' più d'ossigeno. Sì? Conoscete queste? Se ve le mettessi, non vi fanno alcuna paura? Non vi importa d'andare a finire dentro? Per cosa? Vagabondaggio. Perché vi licenziarono? Perché bevevo un pochino troppo. M'ubriacavo. E questo quando? Un mese fa. State studiando un colpo? No. Desidero soltanto aiutare il signor Dick. Ah, che interesse avete? Sono autista della signorina Vernon. Ah, vi è rimesso in servizio? Bene, andatevene. Ma restate in città. Non perderlo di vista. Va bene. Avete sentito quest'altro? No, la sta lunga anche lui. Ma se Silvia lo conosce, vado subito a interrogarlo. Ma perché complichi sempre le cose? Non t'accorgi che sei diventata soffocante? E tu non capisci che sei fuori strada, come al solito? Sì, te. Ci vediamo in ufficio? Sì. Oh, posso venire anch'io? Se vieni, ti chiudo in guardina. Ah, no, la prendo io. È sparita. Lieto di conoscervi, signor Worm. Accomodatevi. Grazie. Silvia mi ha detto del vostro intervento. La matassa è arruffata, signor Marty. Ma non si può sospettare di Dick. Sono d'accordo con voi. E sospettate di qualcun altro? Non vedo chi poter sospettare. Intanto vorrei salvare Dick. Eravate molto intimo col signor Vernon, vero? Intimo più di ogni altro. Fu lui a istradarmi. Debbo a lui la mia posizione attuale. Lo vedeste poco prima che morisse? Circa un'ora prima. E parlaste di qualcosa che ora possa esserci utile? No. Per ultimo mi firmò la pietanza di liquidazione per la perdita dell'Armione. E voi la controfirmaste? Per forza. Occorre sempre un testimone. Non credo fosse preoccupato da quel lato.
Era però strano e come emozionato. Infatti ebbi l'impressione che meditasse qualche proposito insano. Sul serio? Perché? Ma aveva fatto preparare un nuovo testamento e lo firmò con evidente sollievo. Suicidio. Potrebbe essere. Ma perché poi è sparita l'arma? Ammettendo il suicidio si doveva trovare l'arma accanto al cadavere. Può darsi che qualcuno l'abbia presa per allontanare l'ipotesi di un suicidio. Già, è probabile. Il giovanotto. L'avrà forse data a Silvia Verno. Oh, già, ma in tal caso come mai non parla? Dovrebbe avere tutto l'interesse di salvarsi, non vi pare? È vero che la ditta fosse piuttosto in cattive acque anche prima che bruciasse quel suo piroscafo? Ma come hanno fatto a saperlo gli estranei? Io l'ho desunto dalle quotazioni di borsa. Le condizioni dell'azienda non erano troppo floride. Infatti mi risulta che già da tempo si cominciava a intaccare il fondo di riserva. Ah, e chi ne era al corrente fra il personale? Melvin. Lui maneggiava denaro? Sì, perché godeva l'incondizionata fiducia del titolare. Ah, ora capisco benissimo. Però Melvin era nella stessa stanza con Fleming quando si udì lo sparo. Già, ma Fleming ne uscì giusto nel momento in cui, stando presso la porta, avvertì il colpo. Con Melvin nella stessa stanza? Se chiamate la vostra segretaria, vi darò una dimostrazione. Certamente. Eccomi. L'ispettore Ward. Piacere. Molto lieto. Volete sedervi? Mi dispiace se faccio un piccolo esperimento con queste due monete. No, non abbiate paura. Voi chiuderete gli occhi. Poi io batterò queste due monete. Dietro la testa, davanti alla testa e al di sopra della testa. Mi direte dove l'avrò fatto. Va bene. Sono chiusi gli occhi? Dietro la testa. In fronte. Ancora in fronte. Grazie, signorina. Beh, ho indovinato. Non una volta. Ma è una stregoneria. Beh, una specie. Ora crederà chissà quale trucco. A proposito, forse di... Vide entrare qualcuno nella stanza di Vermo. Non lo so, ma glielo chiederò. Ma non dite nulla di questo giochetto. Potrà esserci utile nella difesa. Grazie infinite, signor Marty.
Voi siete qui, signor Warren. Ho visto un'ombra e ho sparato. Ho sentito. C'era qualcuno vicino alla cassaforte. Davvero? Lo riconoscereste? Era troppo buio. Ma chiamiamo la polizia. No, aspettate, non credo che sarebbe utile. Ma dobbiamo far constatare che la cassaforte è stata aperta da qualcuno. Sì, lo so. Ma abbiate fiducia in me. Vi assicuro, signorina Vernon, che farò luce su questa faccenda. Grazie, signor Wall. È strano che lo abbia lasciato scappare. E poi, Silvia, non mi piace che Worm gironzoli qui dentro la notte. Io devo sapere la verità. Scusate. Del resto ti ho sempre appoggiato. Ora non ti serve più il mio aiuto, eh? Ma perché tutto a un tratto mi sei diventato ostile? Forse perché un tipo presuntuoso come te non tollera che gli si parli francamente. Ah, ma perché non mi lasci in pace? T'ho detto mille volte che non voglio nessun aiuto dal tuo giornale. Sei anche superbo. Il mio valore rifulgerà da sé. Sling, avete preso Barlow? Già, lo volete? Sì, vorrei parlargli. Breck, mandami Barlow. Andiamo, presto, dite. Avete finito con l'arrestarlo, vero? E io non ne so ancora adagio, nulla. Adagio, adagio, questa è una notizia riservata, non devi pubblicarla. Oh, questo lo dici tu. Ferma, ho detto. Quest'incosciente è capace di rovinarci. Fammi una grazia. Il signor Warman e io dobbiamo parlare e dobbiamo essere soli. Io non mi muovo di qui. Tu te ne andrai. Se mi fai perdere la pazienza ti manderò a fare i capricci in gattabuia. Provaci. Ecco, signor commissario. Ci incontriamo spesso, eh? Ma il piacere è tutto vostro. Dite ai vostri uomini che non intendo essere disturbato quando prendo aria. La prendete sempre sulla canna fumaria? Andiamo, signorina, perché anche voi volete fare la cattiva con me adesso. Al contrario, Barlow, io sono una vostra buona alleata. Oh, sì, lo credo. Abbiamo dell'affinità, no? Voi scrivete bugie e io le dico. Hai sentito? E permette che mi offenda? Sicuro? Beh, sedete, Barlow. Oh, grazie, commissario, mi siedo. Sentite, ci eviterete una quantità di fastidi se risponderete a una sola domanda. Io rispondo a qualsiasi domanda, ma non contate sulla verità. Sono certo che una volta tanto vorrete dirci la verità, Barlow. Voi non mi credereste mai, caro ispettore. Sapete chi uccise Vernon? Cosa c'era su quel pezzo di carta che bruciaste? A furia di insistere finirà col farmi cantare. Quale nome leggeste su quel pezzo di carta? Io non so proprio niente. Sappiate che ero anch'io accanto alla cassaforte. Beh, potevate aprirla. Vidi che la stavate aprendo voi. E mi lasciaste tranquillo. Oh, ma che poliziotto siete. Avrò avuto certo le mie buone ragioni. Concludiamo. Amici miei, non ho ucciso Vernon né so chi sia stato. Potete continuare a interrogarmi fino a domani, ma sprecherete il vostro tempo. Quello che voi non capite è che a quest'ora il vero colpevole se la sarà certo svignata. Portatelo via. Un momento, Sting. Mettiamolo in libertà. Voi dunque credete a quest'imbroglione? Sì, gli credo. E va bene, allora che se ne vada. Grazie per l'intervista. Spero che metterete giudizio. Puoi andare, Breck. Ho già un primo elemento, Slim, che potrà farci fissare qualche idea. Beh, vediamo un po' questa reliquia. È una cosa molto fragile, sapete, ma ciò non pertanto utilissima. Che roba è? Quasi cenere. Ah, ma cosa volete raccapezzare da un po' di cenere? È da lì che sapremo chi uccise Vernon? No, ma potremo conoscere perlomeno il movente del delitto e quindi stabilire o meno la responsabilità di Dick Fleming. Io non lo avrei arrestato, Slim. Dovevo pur cominciare da qualcuno. Capisco. E che cosa farete con quella cenere? Una fotografia a forte ingrandimento e leggeremo qualche cosa. Oh, ma come? Senti, Bobby, se vuoi un buon consiglio, farai meglio a tenerti fuori da ogni sguardo umano. Oh.
Quasi fatto. Non c'è nulla. Dice a me? No, parlavo con me stesso. Da soli parlano i matti. Ci capite qualcosa? Veramente non troppo. Addio fotografia. Ecco scoperto il mistero di Chan Ling. Ma era tra i passeggeri. Già, già, questo lo sappiamo. Chan Ling. Fate fare un'altra negativa. Ma l'importante lo ha sodato, il nome di Chan Ling. Parla l'ispettore Wong, sì. Avete uno schedino di Chan Ling? Vorrei l'indirizzo. Vicolo di Levante 10. Grazie. Abita lì? Sì. Me ne occuperò io. E tu possibilmente non pedinarmi. Ora farete un'altra negativa e nessuno dovrà saperlo all'infuori di me. Bene, signor Ward. Tenete i fari accesi. Lasciarmi qui fuori sola, eh? Resta qui di guardia invece. Chi? Io? Già, tu. Non andate a finire tutto il tuo coraggio. Ma io voglio entrare perché dentro c'è più pericolo. Ah. Entra, coraggiosa. Vuoi tenerti un po' più distante? Sono io. Ehi, Bobby.
Bobby. Che succede? Là! Siete Chan Ling? Ma cosa mi fai dire? Ma cerca di scoprire almeno chi è. Mi serve per il giornale. Qua all'inferno tuo e il tuo giornale. Vuoi farmi lavorare in pace? Glim. Zitta, dimentica il mio nome. Lasciami in pace. Cosa diavolo facevate lì sotto? Studiavo come salire qui sopra, come vedete. Scusate se vi ho fatto paura, eh? Ma che paura? Siete sicuro che sia esatto questo indirizzo datoci per telefono? Sì. Charlie era un passeggero del vapore Hermione, ma dopo sbarcato è sparito. Per me è implicato nel delitto Vermo. Volete dire era implicato? Venite. Molto antico questo idolo. E perché è qui? Ci sono molte cose strane e inesplicabili in questa specie di laboratorio sotterraneo. Sembrerebbe un luogo di misteriosi convegni. Sì, ed è un ottimo nascondiglio per i cadaveri. Tenete su un momento la testa, per favore. La morte risale a qualche giorno. Eppure questo è l'indirizzo che ci diedero. Deve essere lui, Chan Ling. Oh, Lin, perché mi hai abbandonata laggiù svenuta? Per non averti tra i piedi. Sì, hai scoperto almeno chi è il morto? Che te ne importa? Oh, ma io però ho scoperto una cosa. Che i due delitti sono opera di una sola persona. Zitta, non dire sempre sciocchezze. Non essere assurda. Slim, non disprezzate sempre Bobby. Credo che le sue osservazioni siano giuste. Pronto, parla Slim. Cosa? Già. Va bene. Suicidio, eh? Sentite, sentite, Warner, c'è del nuovo. Hanno esaminato il corpo ed estratto il proiettile dalla ferita. Il proiettile è risultato del tutto identico a quello che venne trovato sul corpo di Vermont. Chi è?
La signorina Vermon e il signor Marty, faccio passare. Un momento. Ma guarda, che guaio, proprio adesso che devo uscire. Senti un po', Bobby. Bada che io conto su di te. Io ho bisogno di sapere finalmente come stanno le cose. Va bene, Slim. Non sono troppo convinto della colpevolezza di Dick. Qui ci troviamo di fronte a due delitti d'una stessa mano. Perché l'arma è stata certamente la stessa. È un guaio che sia sparita. Ascolta, Bobby. Io ti lascerò sola con loro e tu farai in modo di raccogliere qualche notizia preziosa, mi capisci? Sì. Lavorite pure, signori, avanti. Prego. Bobby. Oh, Silvia, come stai? Avete scoperto qualcosa? Sì, molte cose. È una buona notizia. Penso che era tempo. Anch'io mi sono mosso. E ho indagato per mio conto, ma le circostanze non mi hanno aiutato affatto. Me ne rendo conto. Temo che al vostro autista sia accaduto qualche cosa. Come dite? Morto. È in circostanze misteriose. Non riusciamo più a scovarlo, ma che sia stato assassinato. Anche lui. C'è qualcuno che vuole distruggere le tracce del delitto Vermon. Non trovate strano che Barlow si sia fatto riassumere in servizio? Sì, è strano. Ma io non so. A me non è mai piaciuto quell'autista. Ma già era stato nella nostra casa e sembrava onesto. E perché lo riassumeste? Barlow mi promise che avrebbe aiutato Dick. E non credete di dover rifiutare. E invece chissà quale altro scopo avrà avuto. Dick. Ma Silvia. Io devo assentarmi per un quarto d'ora. Vi ritroverò qui. Venite, Walt. Sei innocente? Ah, ma certo, Silvia. Dick, tu devi dirmi qualcosa adesso, io devo sapere. Dobbiamo tentare di provare la tua innocenza. Se tu eri nell'ufficio quando avvenne lo sparo, devi dirlo. Se ci fossi stato, avrei visto l'uccisore. No, puoi soltanto aver udito lo sparo. Ma io sono certo che non c'era nessuno. Non è necessario che tu dichiari questo. Puoi dire, ho sentito il colpo. Non è vero del resto? Sì. Io ero in piedi. La porta sul corridoio l'aveva aperta Vermon, invitandomi ad uscire. Appena uscito, mi voltai nel corridoio e vidi l'ombra di qualcuno che entrava. Dopo un attimo udì lo sparo. L'unico mio sbaglio fu quello di non rientrare in ufficio subito e di andarmene invece. Mi hanno sospettato e arrestato appunto per questo. Se tu mi avessi detto questo prima sarei subito intervenuto. Ti sei danneggiato da te stesso. Sforzati. Non ricordi chi entrò in ufficio? Ma io non ho visto nessuno. Dick, dove siete stato prima di andare all'ufficio di Vermon? In mattinata andai con Silvia a fare una passeggiata sul porto. Ci andiamo spesso, è uno spettacolo interessante. Di là passammo più tardi al quartiere cinese. Al quartiere cinese? Oh, Dick! E cosa c'è? Siete andati al quartiere cinese. E perché non me lo avete detto? Oh. Imbroglione. Il microfono. Dick, potete scappare. Bobby. Ah, uscite da quella porta. Non incontrerete nessun ostacolo. Non c'è occasione migliore di questa. Dopotutto siete innocenti. Ma non capite che sarà peggio per lui? Ma potrà acquistare tempo. Dick, tu aspetterai ad uscire che io me ne sia andato. Non intendo crearmi dei grattacapi. E andatevene. Va bene. Andate, andate, presto, uscite, via. Sei stata meravigliosa, Bobby. Hai fatto esattamente quello che volevo io. Ma dov'è il microfono? È stato staccato. Dove sono andati? Che cosa vuoi che ne sappia? Ah, sì? Te l'ho fatta lo stesso. Questo è restato sempre aperto. Hai sentito ogni cosa? Certo, e più tardi lo andrò a pizzicare. So benissimo dove andare. Saprai anche che non è colpevole. Ho già fatto circondare la casa. Chiunque può entrarvi, ma nessuno può uscirne. Oh. No, resta. Nulla ci potrà separare questa notte. Non sei mio marito, io non ti sposerò mai, capisci? Va bene, questo si vedrà in seguito. Ora siedi. Oh. Dick, libero finalmente. No, è scappato.
così sei reo confesso. Non ne potevo più, papà. Ogni giorno il supplizio di quegli interrogatori. Perché non dovevo andarmene? Ma in questo modo sarai condannato a morte. Ma che condannato, sono innocente. E mi potrò difendere meglio. Tu devi aiutarmi. No, torna là. Tu non puoi costringermi a tornare lì dentro. Io non intendo morire in quell'inferno. Ritorna. Non vuoi aiutarmi? Mi sospetti anche tu, vero? Non dire questo. Andiamo, Dick. È stata un'idea di Bobby per dar più tempo a Worm. Non hai nulla da temere, sai? Io ti salverò. E come? Io rivelerò alla corte chi è il vero colpevole nel delitto Vermont. Lo conosci? Venite. Di sopra. Chi è? Melvin. Beh? È da stamane, sapete, che sono in giro a cercarvi. Avete il denaro? No. Procuratevelo prima che sia troppo tardi. Non ho più denaro per voi, Melvin. Vi siete forse dimenticato di quello che mi avete promesso? State attento. Io non vi do più un centesimo. Devo avvertire la polizia. Vi evito il disturbo. Lasciate che telefoni io. Badate a quello che dite. Mi date l'ufficio del commissario? Il commissario? Commettete un grave errore, Fleming. Desidero parlare al signor Slim. Pronto? Signor Slim? Sono Fleming. Ah, dite, Fleming. Sentite, mio figlio non ha ucciso il signor Vermont. Se venite a casa mia, vi dirò chi è stato. Pronto? Signor Fleming? Pronto? Ho sentito uno sparo. Uno sparo? La macchina, presto, al forzone. Devono aver sparato su Fleming. È uscito qualcuno? No, sono tutti dentro. Come sta? Non c'è pericolo per ora. Fleming, sono il commissario Slim. Potete sforzarvi a dirmi qualcosa? Ho ucciso io il signor Vermont. Ma che cosa dici, papà? Continuate, Fleming. Melvin mi vide. Ho dovuto pagare il suo silenzio. Ah, allora è lui che ha sparato. Beh, cercate di star calmo adesso. Ma non dice la verità, crede di salvarmi così. Silenzio, Dick, lasciate fare a me. Chiarirò io quest'affare. Avete sentito cosa ha detto? Sì. Lo vedeste colpire Vermont? No. Che significa no? Non so se lui lo uccise, vidi però che aveva l'arma. È quello che volevo sapere. Con voi non ho finito. Allora Dick Fleming è fuori causa. Mi dispiace però per suo padre. Ho sentito tutto quello che avete detto, Fleming. Perché sacrificarvi? Oh, chi si rivede? Ah, siete qui voi. Poco fa eravate nel giardino, è vero? Ma fortunatamente per Fleming la vostra mira non è stata esatta come quando colpiste Chanlin e Vermont. Io ho ucciso Vermont. Si capisce. Appena uscito Dick, trovando la porta aperta, entraste in ufficio e colpiste Vermont. E avete fatto incolpare un innocente. Oh, state prendendo una solenne cantonata. Al contrario. Voi, mio caro, avevate interesse a distruggere il contratto fra Chanlin e Vermont. Ma quale?
quel pezzo di carta che tentaste di bruciare quella notte. C'era la vostra firma. Io non ho firmato c'era niente. C'era il vostro nome, quale testimone? No, non c'era. Sì, è vero. Vermon mi mostrò il contratto. C'era la sua firma. C'era anche la tua di firma. Ah, attenzione, Slim. Tienilo, Mike. Sicché eravate soci. Mi meraviglio davvero che un galantuomo come voi si sia messo con un imbroglione come Marty. Ed ecco l'arma, la tenevo io. Ecco la riproduzione del contratto bruciato con la firma dei due testi. Mi dispiace di avervelo dovuto occultare, ma... Rimpiango soltanto una cosa. Sì, lo so, rimpiangete di non esservi allontanato a tempo. Portateli via. Beh, Slim, vi ho preceduto. Già, sicuro. Ma io sin dal primo giorno avevo capito di che si trattava. Ah, ma che canaglia!